veramente ultimamente il caso di un ginecologo di Velletri, stimatissimo ginecologo, che è morto per overdose proprio durante un rapporto con una prostituta e un transessuale insieme. E praticamente io provo a immaginarmi la moglie, la signora, che adesso di cui non faccio nome chiaramente, madre di 3 figli, al funerale del marito. Lei prova a immaginare questa. Ci sono anche altre situazioni ancora più allarmanti, che spesso gli uomini non possono muoversi di casa perché la sera sono controllati dalla moglie. Perciò spesso escono di casa la mattina presto per poter andare al lavoro. E infatti diciamo, la fascia oraria in cui il lasso di tempo in cui il lasso temporale in cui i transessuali riescono a guadagnare di più è proprio dalle 5 alle 7 di mattina, ossia quando gli uomini cercano di uscire qualche manciata di minuti prima da casa, prima di recarsi al lavoro, e andare naturalmente a consumare l'atto sessuale con i transessuali. Io le ho dato forse, le ho aperto un mondo forse che non conosceva però... di meno. Sì, no, però ecco, questi dati veramente sono impressionanti. Ecco, io credo quello che lei dice così apre anche per me, per me donna, per me anche religiosa, così anche, come dire, un'esigenza da parte nostra di essere, aprirci a queste nuove forme di missioni, ecco, di attenzione, perché di fondo io credo che in ogni realtà c'è una domanda forte, certo, di affetto, di tenerezza, di incontro dell'altro, che forse noi non riusciamo oggi più anche a rispondere. Quindi mi interroga anche con queste cifre così elevate, così che mi toccano, che mi fanno male, forse la sento anche rivolta come una domanda, certo, ecco, che mi porta anche proprio per la mia scelta, ecco, di religiosa, così di donna consacrata, anche a essere attenta, avere queste antenne sempre vigilanti, aperte, accogliere le nuove domande, le nuove richieste, accogliere queste nuove forme di segni dei tempi dove noi dobbiamo essere presenti e non coprirci, non aver paura di affrontare queste, certo, realtà, di incontrarle. Perché il problema... Anche lì io la ringrazio, perché è uno stimolo per noi. Ecco, essere sempre più presenti, questa è la nostra storia, il nostro tempo. Anche perché le dico una cosa, che mentre le ragazze che accettano di essere aiutate riescono poi a trovare un inserimento, che se vogliono, per i transessuali è una cosa molto più difficile questa, certo, chiaramente, perché se escono da quel giro poi è molto più semplice che possano ritornare. È ancora una realtà che per tanti versi fa paura, ecco, dove ci sono pesanti giudizi e pregiudizi. Certamente. Sì. Io, scusa Antonello, volevo chiedere, andare al punto principale. Io ho effettuato questo film, Sura Rita ha scritto questo libro. Adesso diciamo, noi vogliamo cogliere l'essenza di queste due cose. Io nel mio film alla fine praticamente il messaggio che lancio è colpire i clienti, perché solo colpendo i clienti, una legge veramente che viene regolata in un determinato modo, si decapita la domanda, perciò si chiaramente si diciamo, quindi, conseguentemente si uccide l'offerta. Infatti una volta che abbiamo capito che i clienti sono i padri di famiglia, come nel mio film c'è una grande interpretazione di Alessandro Haber che incontrandosi con questa ragazza minorenne a un certo punto scherzando dice non dirmi bugie, io ho una figlia come della tua stessa età, quindi si lascia anche sfuggire non capendo la situazione che sta vivendo, poi si riprende e cerca di cambiare discorso, quindi c'è questa gravità. Ripeto, il tema principale è come debellare questo fenomeno, quindi bisognerebbe, secondo il mio avviso, debellare con una legge ad hoc, una legge contro i Rosario, clienti. Rosario, devo interromperti assolutamente perché essendoci un ritardo incredibile abbiamo per lanciare il GR, abbiamo sforato di diversi minuti, ci viene proprio un segnale automatico che sta, non so se hai sentito prima, siamo proprio, se no ci parte automaticamente. Allora chiudiamo devo bisogna colpire i clienti, lei è d'accordo sulla Rita? Dico, bisogna per chiudere il collocamento, bisogna colpire i clienti.
Detta così mi sembra troppo dura. Troppo dura, ecco. Troppo dura nel senso, diciamo, perché se, non c'è, se una ragazzina non ha un, c'è un mercato, certo. Propongono queste ragazze, ecco, queste schiave, dedotte in schiavitù, e non c'è il cliente che va perché sa che certo, può essere punito, sì. Io credo che questo mercato finisca. Certo, sì. Dopo, ecco, sì, su questo sì, va anche lì rivolta l'attenzione al cliente. Ecco, quel punirlo vediamo in che senso dopo, ecco. Bene, io, Sua Rita, io la ringrazio tantissimo. Di niente, ecco, grazie a voi intervento. Per tutto quello che fate. Grazie di nuovo, e la ricordiamo appunto il suo libro, Non più schiave, Casarutti, il coraggio di una comunità. Grazie mille per l'intervento, grazie per quello che fa, naturalmente, per queste ragazze, per questo, per debellare e per arginare questo fenomeno almeno. Di nuovo grazie, abbiamo sentito e ascoltato Suor Rita Giaretta, appunto, delle sue rossoline, autrice di Non più schiave, Casarutti, il coraggio di una comunità. E adesso ci fermiamo veramente, perché siamo veramente molto in ritardo, diciamo, in relazione dal giornale radio che incombe, appunto. La linea passa alla regia, ai nostri Giuseppe e Matteo. Giornale radio, il GR di Radio Roma, e poi in studio.